tante le vittorie consecutive, le 13 vittorie fuori casa, che non sarà un record sicuramente facile da battere. Il fatto di essere arrivati agli 85 punti, no? Ed eguagliato un record di punti della categoria, che vogliamo superare per essere primi in maniera definitiva. Però oggi mi interessava subito capire e vedere la reazione dopo la sfortunata partita del Carpi, dove avevamo costruito tante occasioni da gol, episodi, eravamo rimasti in inferiorità numerica, però nonostante quello meritavamo sicuramente i 3 punti, invece purtroppo la partita è finita in altra maniera, ma noi dovevamo sempre comunque come mentalità, come organizzazione del gioco andare a cercare i 3 punti, sia in casa che fuori casa. È nel nostro DNA, l'abbiamo costruito, ce lo siamo costruiti in questo campionato. E quindi continueremo fino alla fine. Cerca di leggere la partita, di vedere a seconda dei momenti, delle situazioni, quello che può essere più utile in questo frangente. Si doveva cercare la superiorità numerica in mezzo al campo per avere più possibilità di palleggio, più chiusura degli spazi, in virtù di portare a casa quei 3 punti che noi volevamo nel momento in cui siamo venuti qui a Terni a giocarci la partita. Non è facile perché quando raggiungi un obiettivo così come l'abbiamo raggiunto noi, i festeggiamenti già tanti sono stati fatti, tanti complimenti, riuscire a tenere la testa sempre lì sul pezzo, come suol dirsi, non è facile, ma dobbiamo farlo per onorare il campionato, per un fattore di crescita come mentalità, come atteggiamento, come spirito che ci ritroveremo anche in futuro, la ricerca sempre del massimo, sempre di andare a prendersi i 3 punti a prescindere come si gioca, dove si gioca. Noi giochiamo sempre per fare il massimo, poi quello che arriverà vedremo. Ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico, anche perché venerdì aspettiamo un grandissimo pubblico al Barbera perché ci sarà poi la premiazione, insomma tutta una festa, e quindi ci auguriamo di avere vicino a noi tutti i nostri tifosi con i quali abbiamo condiviso questa splendida cavalcata e promozione.